Napoli davvero con il morale a mille, entusiasmo straordinario. Le squadre sono sullo stesso livello di punti in campionato, ma il Napoli, abbiamo detto, ha battuto la Juventus nello scontro diretto nel girone di andata. È un Napoli che Mazzarri cambia quasi radicalmente, il turnover, la rotazione riguarda 9 undicesimi. È un Napoli che presenta con questa grande ribalta televisiva su Rai 1 in prima serata anche il nuovo acquisto. Dossena, eccolo lo schieramento del Napoli: Cogliezzo, Campagnaro, Rinaudo e Contini, Zuniga, Gargano, Cigarini, Dossena, Datolo, Denis e Offer. In pratica vengono confermati Campagnaro e Gargano rispetto alla gara vinta sulla Sampdoria con rete di Denis. Lo schieramento bianconero con Manninger, Caceres, Legrottaglie, Chiellini e Grosso, Diego, Saljanicic, Melo e De Ceglie, Del Piero e Amaurì. Una mensa migliore per il Napoli con buona personalità, partita delicatissima per Ciro Ferrara proprio contro quella che è stata la sua squadra all'inizio della carriera e non soltanto all'inizio, con tante soddisfazioni. Una possibilità per Offer, controlla bene, poi c'è la deviazione sul destro dell'austriaco. Mazzarri ha dato continue indicazioni ai suoi, ricordiamolo che Napoli è imbattuto fino a stasera con la gestione Mazzarri. Qui viene annullato un gol per fuorigioco a Del Piero, il secondo assistente di Romeo è Tonolini, poi una spinta di Denis, era stata fischiata punizione in quella circostanza, fuori una punizione di Del Piero per la quarta volta titolare nella stagione tra campionato Champions League e stasera appunto Coppa Italia, poi incursione di Saljanicic, intervento difettoso da parte di Zuniga e Diego, una conclusione non esemplare dal punto di vista della balistica ma comunque efficace e vincente per la Juventus, che dunque si porta in vantaggio con questo sinistro proprio di uno dei giocatori di cui più si è parlato analizzando la crisi della Juventus. C'è stata anche poi una gigantesca opportunità per Del Piero, qui intanto un tentativo di Grosso che colpisce completamente di esterno. Ecco, su questa incertezza nettissima da parte di Rinaudo, Del Piero non capitalizza questo regalo da parte appunto della difesa del Napoli. Un Napoli che poi non è riuscito a insidiare in modo particolare la porta difesa da Manninger, diciamo che un Napoli, non so se Salvatore concorda, difetta incisivi, a cominciare dall'azione che decide il primo tempo, intervento difettoso da parte di Zuniga, il sinistro di Diego, una conclusione non perfetta sul piano balistico ma comunque efficace. E passiamo poi al resto degli highlights per quanto riguarda appunto la seconda frazione di gioco, che era cominciata con Grigera al posto di Grosso nella Juventus. In porta Manninger, ma è pronto per rientrare Buffon, qui in tentativo con il tacco da parte di Del Piero, che non aveva sfruttato una enorme occasione nel primo tempo. Poi iniziativa di De Ceglie, Jezzo pronto, reattivo, anche fortunato nel rimpallo con Del Piero, che forse voleva il passaggio di De Ceglie. Poi il palo colpito da Diego, grande protagonista di questa serata, una delle migliori prestazioni di Diego, ma eccellente anche Amsic, subentrato nella ripresa con questo destro, palla sulla traversa, poi prova Felipe Melo, fondamentale l'intervento in extremis di Campagnaro, e su iniziativa di Caceres pronto Del Piero, che vedete scarica anche un po' di rabbia ripensando a quanto non fatto di buono nel primo tempo. Prova il Napoli, che ha mandato in campo anche Quagliarella nel secondo tempo, poi intervento di Contini che era già ammonito su Diego, scatenato, secondo giallo ed espulsione per Contini. Il Napoli peraltro ha chiesto in vano un calcio di rigore per un fallo di mano. Dal dischetto Del Piero, che firma la sua doppietta, il gol della definitiva tranquillità per la Juventus, la soddisfazione anche di Bettega, di Secco, e poi Del Piero, applausi per lui quando lascia spazio al giovane Ciro Immobile. C'è ancora la possibilità di vedere un tentativo da parte di
e Gargano non riesce al Napoli di segnare il gol della bandiera. Napoli che non aveva subito reti nelle tre precedenti gare ufficiali.